Cedo ora la parola e spero poi di poter parlare di cose più importanti per voi, per le vostre famiglie e per il futuro di questo paese. Marco, lui, Marco è il candidato alla presidenza del Consiglio della nostra lista. Care elettrici, cari elettori, amici sostenitori ed avversari politici, ci tengo intanto a ringraziarvi tutti della vostra presenza qui stasera, in una serata sicuramente difficile dal punto di vista meteorologico, ma la vostra presenza dimostra la grande passione, il grande calore che c'è attorno a noi, e che c'è attorno alla candidatura di Andrea Paratore quale prossimo sindaco del comune di Falcone. Questa vostra presenza credo che sia la rappresentazione migliore del sentimento di amore che ciascuno di noi nutre per questo paese e per questa terra. È un sentimento che ciascuno di noi, da candidato o da semplice cittadino che ci ascolta, ed indipendentemente dalle appartenenze di ciascuno di noi, già solo con la presenza fisica questa sera in questa piazza dimostra di vivere appieno con amore verso Falcone. Intendo dire, care cittadine e cari concittadini, che al di là poi delle polemiche che si possono fare in una campagna elettorale, al di là dello scontro anche verbale che ci può essere, ciascuno di noi porta il peso e la responsabilità di questo vostro amore e di questa vostra attenzione come un monito che ci dovrà servire soprattutto dopo la data dell'11 di ottobre, cioè all'indomani delle elezioni. In questo senso dicevo, è nostra opinione, ma in particolare è opinione, per esempio mia, di Antonio Donato che stasera è qui su questo balcone, ma anche di Barbara Lamacchia che è lì tra di voi, che nella veste di candidati, ma anche dei tanti amici, dei tanti sostenitori che sono lì tra di voi e che la volta scorsa non hanno sostenuto l'ingegnere Carmelo Paratore a sindaco e non hanno sostenuto questa coalizione. Dicevo, è nostra opinione però che i risultati conseguiti da questa amministrazione siano sotto gli occhi di tutti, siano visibili anche ai più scettici e anche a quanti in ogni comizio e in ogni occasione sembrano volere dipingere questo nostro paese come un paese martoriato, quando in realtà è un paese che solo da adesso sta cominciando a riprendere vita e sta cominciando a vedere la luce. Sono risultati, vi dicevo, che sono sotto gli occhi di tutti. Gli interventi realizzati sul lungomare, i lavori in Piazza Principe Romeo, i parchi giochi per i nostri figli, la scuola media, i programmi di realizzazione della palestra comunale, dell'aula magna e poi gli interventi in una delle zone più belle e caratteristiche della frazione Belvedere, gli interventi a mitigazione del rischio del dissesto idrogeologico nel torrente Feliciotto e nella frazione Sant'Anna. Queste sono tutte cose che ciascuno di noi, ripeto, può vedere e può toccare con mano. Vogliamo parlare
del ripascimento della nostra spiaggia, che è la vera grande risorsa per il nostro futuro. Queste non sono fantasie, non si tratta di promesse vuote che un'amministrazione o un sindaco fanno per la campagna elettorale. Si tratta di opere, dicevo, che ciascuno di noi può toccare con mano e che può, credo, valutare al di là della propria appartenenza politica. E noi davvero troviamo sinceramente difficile giustificare certe argomentazioni che abbiamo ascoltato ieri sera in questa piazza. È davvero difficile non pensare alla malafede di qualche nostro avversario politico quando proferisce certe baggianate, e lo dico con attenzione, con rispetto e affetto nei confronti dell'amico Franco Campagna, che ancora oggi si incaponisce, si intestardisce come un mulo nel parlare di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare la Piazza Principe Romeo, nel parlare di chissà quanti e quali debiti per la collettività. Tutto falso, tutte bugie, autentiche castronerie che già in passato, già di recente, Andrea, ma credo che anche in qualche prossimo appuntamento avrà modo di dimostrare che si tratta di pure falsità. E ripeto, io lo dico con rispetto e con amicizia, e mi rivolgo anche all'amico Nino Genovese, al nostro candidato avversario, che addirittura mi dicono, mi raccontano che allorquando venne inaugurata la Piazza Principe Romeo, scrisse, mi dicono, su Facebook che secondo loro per la nuova piazza non c'era nulla da festeggiare, non c'era nulla di cui gioire, come se quel luogo fosse di esclusiva pertinenza di una sola parte di questo paese, come se quel parco giochi non sia il luogo in cui vanno a divertirsi tutti i nostri figli, tutte le famiglie di Falcone, e mi risulta anche di fuori Falcone. E allora, dopo aver ascoltato i comizi dei nostri avversari con proposte davvero esuberanti, come ad esempio quella di realizzare i murales nel cimitero, mi chiedo davvero se è possibile affermare, come ho sentito, che questa amministrazione e questo sindaco non ne hanno azzeccata una. È davvero possibile che a 50 anni, anzi come tu stesso dici, a 51 anni suonati, non si possa finalmente maturare con serenità la riconoscenza verso chi è più capace, verso chi ha guadagnato con merito la stima dei cittadini falconesi? E ve lo dice, ripeto e sottolineo, ve lo dice, ripeto e sottolineo chi la volta scorsa non ha votato per l'ingegnere Paratore. Ve lo dice chi 5 anni fa ha votato per Francesco Salpietro, il quale si concentrò nella sua campagna elettorale sui propri contenuti programmatici e su una moderazione dei toni veramente ammirevoli, dando, credo, a tutti noi, ma sicuramente a me, una grande lezione di stile, una lezione importante per evitare quegli errori che anche io, e forse io più di altri, ho commesso nel passato. Errori che si commettono perché dovuti probabilmente anche all'esuberanza giovanile, e che oggi, da quasi cinquantenne padre di famiglia, mi fanno dire che
io provo paura, sincera paura, anzi io provo terrore per quanti vi dicono, per quanti ci dicono di non avere mai commesso uno sbaglio e che tutta la loro esistenza, pur vissuta nel silenzio più assordante, pur vissuta peggio nel pettegolezzo, è sempre stata immune da qualsiasi errore. Io ricordo sempre una frase che amava ripetere un ex sindaco di questo paese, Salvatore Chiofalo, il quale a noi più giovani ripeteva spesso che solo chi non fa nulla non commette mai degli errori. Solo chi vive nell'ignavia e nell'indifferenza, come tu stesso hai detto, non sbaglia mai. E noi non condividiamo nemmeno l'opinione, peraltro sottolineata da Nino Genovese nel confronto in televisione con Andrea Paratore, l'idea secondo cui, stuppati vi ricchi, mai come questa volta è palese o addirittura limpida la differenza, la distanza tra loro e noi, tra uno schieramento e l'altro, come se da una parte ci fossero tutti buoni e dall'altra invece siamo tutti cattivi, come se da una parte ci sono tutti gli onesti e dall'altra parte siamo solo disonesti, come se da una parte ci sono solo i paladini della legalità e da quest'altra parte non so che cosa. Per noi non è così. Per noi non è così. Non tanto e non solo perché siamo i primi a riconoscere che tra i nostri avversari politici c'è la presenza di candidati e sostenitori assolutamente rispettabili e assolutamente stimabili, ma soprattutto perché troviamo sinceramente offensiva e umanamente anche degradante questa idea giacobina, questa idea quasi stalinista che partendo dal posto che tu metti buoni sono di là e ti cattivi sono di qua, finisce non so quanto inconsapevolmente nel condurci al noi contro loro, o con noi o contro di noi. Non è così. Questa è una logica che noi intendiamo rifiutare. È nostro parere che è necessario affermare sin da oggi, non dopo le elezioni, è necessario ripudiare sin da oggi certe logiche, certi argomenti, perché è indispensabile dare prova, e lo dobbiamo fare tutti, sia noi che i nostri avversari, dare prova della sincera volontà di trovare collaborazione tra avversari, nel trovare le soluzioni, nel proporre delle soluzioni concrete e realizzabili per risolvere i problemi del Paese. In questo senso sia Carmelino Paratore, il sindaco uscente, sia Andrea, sia umilmente tutti noi candidati della lista, dicevo, sia tutti noi candidati della lista insieme possiamo, in questi giorni di campagna elettorale che abbiamo trascorso nelle case dei nostri concittadini, non ci siamo mai nemmeno sognati di dire che tutti i problemi e tutte le criticità del Paese sono state risolte, o che non siano stati commessi degli errori, o addirittura che non abbiamo l'umiltà di ammettere che c'è bisogno della partecipazione, del contributo di tutti per fare il salto di qualità che questo Paese merita. Insomma, noi non riteniamo che questa coalizione
si faccia portatrice di chissà quale ricetta, però rivendichiamo una visione, rivendichiamo un'idea di paese che va oltre i piccoli interventi, che va oltre l'ordinaria amministrazione. Una idea di paese che con gli interventi ad esempio realizzati a mare o con la riqualificazione degli spazi pubblici indica una via, un percorso verso il quale sarà necessario avviarci non solo per i prossimi 5 anni, ma credo e spero per i prossimi decenni. E a questo proposito, a solo titolo di esempio, io trovo assolutamente condivisibili ad esempio i punti di vista della candidata avversaria Valentina Certo. Valentina Certo che ha intrattenuto a proposito dell'idea del paese villaggio come riferimento fondamentale per inserire Falcone nel circuito turistico sia nazionale che internazionale. Magari mi trovo un po' meno d'accordo con l'altra candidata, con Catiuscia Napoli, mi sembra, non vorrei sbagliare, allorquando parlò dell'emergenza Covid, della gestione dell'emergenza Covid nel comune di Falcone. Non mi trovo molto d'accordo perché mi pare che i numeri dicano che Falcone con la sua amministrazione comunale sia stata tra i comuni più virtuosi della Sicilia. Questo grazie sicuramente all'impegno dell'amministrazione, grazie sicuramente al senso di responsabilità di tutti i cittadini di Falcone, ma grazie anche, credo, all'impegno di medici come Andrea Paratore e altri medici del nostro paese, grazie anche alla campagna di vaccinazione che ad esempio il dottore Santonania, nostro candidato, ha portato avanti. Allo stesso modo trovo comunque ad esempio importante il punto di vista di Ilenia Ferrara, un'altra candidata nostra avversaria, in merito alle politiche di integrazione. Ho anche il punto di vista di Aliona Papa, mi è sembrato un punto di vista assolutamente condivisibile sul grande tema della scuola. E su quel tema però mi pare che anche la nostra Calogera Calà abbia espresso delle idee e abbia dato un contributo che non mi pare però abbia raccolto grandi consensi o comunque grande riscontro tra i nostri avversari, che probabilmente vadano più ad intrattenerci con altri argomenti. Così come ad esempio il mio parere anche su un tema a cui accennava Nino Genovese ieri sera, quello della green economy e delle energie rinnovabili, che sarebbe fondamentale impegnarci tutti da subito, ad esempio dico io, per l'installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali. Potrebbe essere una grande iniziativa da portare avanti non solo come amministrazione, ma più in generale come classe politica attiva di questo paese. In questo senso è mia intenzione dare una mano, a fare del mio meglio affinché il prossimo Consiglio Comunale si consolidi definitivamente come luogo di confronto proattivo tra parti politiche diverse, magari alternative, capaci però di incontrarsi in maniera propositiva e costruttiva. Certo, chi ha la consapevolezza, chi si rende conto che amministrare il quotidiano di un paese non è per nulla semplice, sa che non esistono ricette o soluzioni facili per problemi complessi, che non c'è nessuna bacchetta magica per sciogliere i nodi strutturali che da troppi decenni assillano il nostro paese. Di certo sappiamo anche che sarà necessario fare di più e fare meglio, ne siamo assolutamente consapevoli. Ma siamo altrettanto determinati nel sostenere che solo votando il dottore Andrea Paratore e solo votando i candidati della lista Insieme Possiamo potremo davvero proiettare Falcone nel futuro.
Credo sia persino superfluo dilungarmi sulle qualità di Andrea Paratore. Una persona speciale, una persona che da sempre si dedica anima e corpo alla nostra collettività, un medico che ancora oggi, nonostante la pensione, è apprezzato per la sua disponibilità ed umanità dalla stragrandissima maggioranza delle famiglie di Falcone. E poi Andrea Paratore, soprattutto un politico di razza, che da amministratore ha sempre dimostrato un grado di competenza e passione, come diciamo nel nostro slogan elettorale, assolutamente fuori dal comune. Andrea Paratore, lui sì un argine di capacità, di intelligenza e di intuito contro chi oggi al grido di al ladro vorrebbe farci tornare indietro di decenni. Lui sì l'argine contro chi vorrebbe fare tornare indietro Falcone a periodi bui che purtroppo bene ci ricordiamo tutti. Come dimenticare le montagne di rifiuti per le strade? Come dimenticare che si facevano debiti su debiti senza che lavorasse mai nessun cittadino di Falcone? Mentre oggi si pagano i debiti e si fanno lavorare le ditte, gli artigiani e gli imprenditori locali. Ieri sera purtroppo abbiamo avuto un saggio indicativo di quella che sarebbe quell'altra Falcone di cui loro parlano. Con l'intervento dell'amico Franco Campagna, che oggi si presenta premuroso e sempre disinteressato, io è sempre un bene del paese, ci invita tutti a correre alle urne per andare a votare lui e i suoi amici, dopo che lui beatamente ci dice che per 20 anni non ha votato per nessuno. Dimenticandosi forse che appena 15 anni fa si candidò come consigliere comunale, ne deduco che non abbia votato nemmeno per se stesso, ne deduco, voglio dire, che nemmeno lui abbia fiducia nella sua stessa persona. E oggi si presenta di nuovo in questa piazza a ricordarci di andare a votare, a ricordarci di correre alle urne. Eppure oggi lo smemorato Franco Campagna si presenta in questa piazza a lamentarsi, per esempio, del fatto che qua e là nel paese ci sono poche luci. Proprio lui che da sindaco, ve lo ricordate, si arrampicava sui lampioni per spegnere le lampadine della pubblica amministrazione. Lui che da sindaco è fuggito scappando dalle sue responsabilità di primo cittadino nei confronti di un intero paese, dimettendosi dopo appena 2 anni. Oggi torna a riproporsi dicendo che è tutto facile e che pensa a tutto lui. Lui, la chioccia della buona amministrazione che non però manco quando era per ara. Probabilmente non si rende nemmeno conto dell'offesa che ha arrecato ieri sera all'intelligenza dei cittadini di Falcone. Non se ne è reso conto perché non ha capito che lui ieri sera da quel balcone doveva solo e soltanto spiegare perché si è dimesso, perché è scappato, perché è fuggito.
Altro che soldi, altro che politica per mestiere. Qui c'è gente che si alza tutte le mattine per andare a lavorare. Qui c'è gente che ogni giorno fa il proprio dovere di lavoratori, senza bisogno della politica per campare. Qui non ci sono mestieranti della politica, qui non ci sono presunti dirigenti sindacali. Qui c'è gente che fa politica solo per passione, solo per il desiderio di fare qualcosa per la propria comunità. Qui c'è gente che della legalità non fa un vaso vuoto. Qui c'è gente che della legalità non fa una bandieruola da sventolare a seconda delle occasioni per poi ritornare magari nel sonno dell'indifferenza e dell'ignavia come è stato per tanti troppi anni. Qui ci sono uomini e donne che con coscienza, con fiducia e con responsabilità si propongono chiedendo a voi cittadini di Falcone di votare per i candidati della lista Insieme Possiamo, ma soprattutto di votare per il dottore Andrea Paratore come prossimo sindaco del comune di Falcone. Viva Falcone, viva i cittadini liberi di questo paese. Marco Finiti, potrei anche smettere e dire ai cittadini ci vediamo il 10 e 11 ottobre.